C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma canto a sé. Lucca manifesta per la pace. Sotto questo striscione, stamani, 22 ottobre, si sono ritrovate molte persone in Piazzale Verdi per dire no alla guerra. Tanti rappresentanti dei sindacati, in primis la CGIL di Lucca, ma anche le personalità politiche lucchesi e i semplici cittadini, per riunirsi tutti sotto le bandiere della pace e ribadire il proprio no di fronte ad un conflitto che genera morti e povertà. La CGIL si schiera nettamente per la pace, questa è la posizione che noi abbiamo sempre tenuto, non armi ma negoziato, ma ricerca di tutti i percorsi che possano far cessare le ostilità. La manifestazione che si è tenuta oggi coinvolge molti comuni della provincia e d'Italia e si colloca nel percorso nazionale che sfocerà nella manifestazione del 5 novembre a Roma. Io credo che sia necessario scendere in piazza e manifestare con convinzione che il popolo, la gente è contro la guerra, senza se e senza ma. Aprano un tavolo di trattative, facciano armistizio, facciano una tregua, facciano la pace, perché noi siamo pienamente convinti delle nostre richieste e da questo punto di vista condividiamo al 100% quello che dice Papa Francesco. C'è attenzione anche alle conseguenze di una guerra che crea anche nuove povertà. Con l'emergenza energetica sicuramente aumenteranno i bisogni delle persone e delle famiglie, ma insieme a tutta la società civile, in una rete di associazioni come Chiesa Locale, vogliamo fare la nostra parte, soprattutto per coinvolgere le comunità, perché non ci sia la delega nei confronti delle emergenze, ma tutti insieme sappiamo fare davvero squadra per il bene comune. Il corteo ha proseguito la sua marcia fino a Piazza San Michele, dove si è fermato ed alcuni rappresentanti hanno letto degli interventi dalla piattaforma della manifestazione di Roma del 5 novembre per chiedere il cessate il fuoco immediato e la messa al bando di tutte le armi nucleari.